settimana scorsa qui in piazza davanti a tutti, in maniera così plateale, così terribile, è deceduto, non ce l'ha fatta, e il dramma di questa città si consuma con un decesso in maniera tragica di un giovane, di un ragazzo che era venuto qui nelle nostre terre in cerca di un futuro e che se n'è andato da questa terra dentro una bara. Vedete, proprio in questi giorni che a livello nazionale sta esplode la questione degli immigrati dalla Tunisia, dal Maghreb, le drammatiche visioni, immagini che ci vengono da Lampedusa e che ci riportano per intero in questo dramma, che è il dramma di una generazione di ragazzi che provenienti dal Nord Africa tenta di costruirsi una vita, un futuro in quello che viene considerato il mondo libero, il mondo ricco. Allora noi non possiamo questo drammatico evento cancellarlo perché ci dà fastidio, perché sicuramente ci mette di fronte alle nostre responsabilità, alle responsabilità di una comunità, di una città, di un territorio, rispetto al problema che cosa abbiamo fatto noi per evitare il dramma che si è consumato ieri con il decesso del giovane albanese. Cosa abbiamo fatto? La nostra comunità cosa ha fatto? Ebbene, io penso che noi abbiamo fatto poco, posso dire che noi abbiamo fatto poco in questa direzione, perché non ci può essere nessuna giustificazione di ordine economico, di ordine di convenienza rispetto al fatto che dobbiamo comunque prendere atto che il mondo è cambiato, che quelli che noi consideravamo dei paesi sottosviluppati da poter tenere alla fame, oggi non è più così, non sarà più così neanche in futuro. Dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo convincerci che il mondo è diventato a colori, multicolore. Non possiamo ancora predicare delle politiche protezionistiche, dobbiamo invece aprire gli occhi e capire che dobbiamo risolvere il problema dei paesi del Nord Africa, li dobbiamo risolvere lì, non possiamo risolverli qui. Dobbiamo concertare tutta un'azione di aiuti, dobbiamo concertare un'azione di programmi per far sì che quei ragazzi rimangano nella loro terra in maniera dignitosa e civile.